Cosa distingue una semplice idea di business da un'impresa? I compiti da realizzare per crearne una sono numerosi e di diverso tipo. È molto difficile che una persona da sola riesca a seguire tutti i compiti necessari a realizzare la propria idea. Serve lo sforzo combinato di una pluralità di persone che operino in maniera organizzata. Infatti, un'organizzazione ben definita contribuisce in modo significativo al successo della tua nuova impresa. Per iniziare, identifica le attività necessarie per realizzare il tuo prodotto per ciascuna categoria. Attività di produzione, attività di marketing, attività di ricerca e sviluppo, attività di gestione e amministrazione o altre attività. A questo punto hai definito le attività fondamentali che caratterizzeranno la tua impresa. Ora devi affrontare tre scelte sull'organizzazione. Identificare quali attività saranno realizzate internamente e quali potranno essere affidate a fornitori o partner esterni. Quindi la scelta del make or buy. Verificare le aree di competenza coperte dai componenti del team imprenditoriale. Questa è la scelta della ripartizione dei ruoli. Infine devi scegliere come coprire i ruoli non presenti all'interno del team. Questa è la scelta di sviluppo del team. La prima scelta è quella del make or buy, ovvero quale attività realizzare all'interno della tua impresa e quale acquistare da fornitori esterni? Scegliere ad esempio di esternalizzare la produzione, la distribuzione o la gestione amministrativa avrà un impatto significativo sia sull'organizzazione interna e sia sulla struttura del conto economico della tua nuova impresa. Ma come fare per decidere se gestire un'attività internamente o affidarla a terzi? Esistono diversi criteri. Il primo è quello dei costi. Devi confrontare quanto costerebbe realizzare diverse attività internamente e quanto costa invece acquisirle da fornitori esterni. In questo modo puoi identificare l'alternativa più conveniente dal punto di vista del costo. Il secondo è il criterio della disponibilità delle risorse e delle competenze. In questo caso la scelta è guidata dalla presenza, all'interno dell'impresa, delle competenze specialistiche necessarie per svolgere l'attività. Normalmente terrai all'interno le attività che la tua impresa è in grado di realizzare per le competenze chiave e le risorse di cui dispone, mentre esternalizzerai quelle per le quali l'impresa non possiede competenze distintive o risorse sufficienti. Una volta individuate le attività che vuoi realizzare internamente, è necessario suddividere i compiti tra i componenti del team imprenditoriale. Nella fase di avvio di un'impresa, i soci sono molto coinvolti, sia nelle attività di tipo strategico, sia in quelle di tipo operativo. È importante però identificare le aree di responsabilità da coprire e quindi selezionare all'interno del team chi ha le competenze per svolgere diverse funzioni. Definisci in maniera chiara come si ripartiscono le responsabilità tra i soci, il ruolo di ciascuno e le modalità di coordinamento. Dopo aver definito il ruolo di ciascun socio all'interno dell'organizzazione della tua impresa, passa a identificare quei ruoli e compiti che rimangono scoperti. Così sarà evidenziato il fabbisogno di competenze e di persone da acquisire dall'esterno. Devi quindi identificare i profili delle persone che è necessario acquisire e i canali per raccogliere, selezionare e assumere potenziali candidati. Considera con attenzione queste scelte organizzative, perché avranno un importante impatto sul conto economico della tua nuova impresa.